Dai quaderni di Maria Valtorta, 23 gennaio 1944. L'arcangelo che ha vinto Lucifero e che sta a guardia del mio regno e dei figli di esso sarà quello che sorgerà come segno celeste nell'ultimo tempo. Sarà questo il tempo in cui Israele sarà ricongiunto alla Roma di Cristo. E non ci saranno più i due rami del popolo di Dio, il benedetto e il maledetto per il suo decidio, ma un unico tronco detto di Cristo, perché vivente in me. Allora, poiché il numero dei salvati sarà completo, verrà la risurrezione della carne e, come moltitudine che dorme e che una tromba risveglia per chiamare ad una adunata, i morti stesi negli infiniti cimiteri, nei deserti, nei mari, dovunque giace uno che fu uomo, sorgeranno per venire a me, giudice supremo. O luce che sei attributo mio e che farai rifulgenti come stelle coloro che conobbero la sapienza e insegnarono la giustizia e la vissero, come ti effonderai gioiosa quel giorno sui miei beati. L'ultimo tempo di 3 anni e 6 mesi, tremendo come mai l'uomo conobbe, sarà quello in cui Satana, attraverso il suo figlio, arso da supremo livore, perché anche la scissione fra i due rami del popolo di Dio sarà finita, e con essa la causa di tanti mali materiali, morali e spirituali, userà le sue perfette ed ultime astuzie per nuocere, rovinare, uccidere il Cristo nei cuori e i cuori al Cristo. I sapienti comprenderanno il tranello di Satana, gli innumerevoli tranelli di Satana, perché chi possiede la sapienza vera è illuminato e per la loro fedeltà alla grazia diverranno candidi e provati come il fuoco, degni di essere eletti al cielo. Gli empi seguiranno il male e faranno il male, non potendo comprendere il bene, perché di loro spontanea volontà avranno colmato il loro cuore di male. Allora verrà il tempo in cui, conculcata sino ad un punto mai raggiunto, la Chiesa non sarà più libera di celebrare il sacrificio perpetuo, e l'abominio della desolazione sarà innalzato sul luogo santo e sui luoghi santi, così come è detto dai profeti e ripetuto da me che non erro. Daniele vi dice: vi saranno 1290 giorni di questo conculcamento, beato chi aspetta e giunge a 1335. Ciò vuol dire che nei 3 anni e 6 mesi che precederanno la fine, un piccolo tempo sarà serbato infine ai fedeli per riunirsi ed ascoltare l'ultima parola risuonante nei loro spiriti come invito al cielo, mentre Michele coi suoi angeli vincerà Satana e i suoi demoni. Beato chi aspetta e giunge a 1335 giorni vuol dire beato chi avrà perseverato fino alla fine, poiché sarà salvo. E a te dico, va fino al termine stabilito del tuo tempo di vivente sulla terra ed avrai requie e starai nella tua sorte sino alla fine dei giorni. Bene, questo brano, come accennavo nell'introduzione, in parte fuga alcune letture distorte dei tempi presenti, in parte però ci aiuta retrospettivamente ad averne delle suggestive chiavi di lettura. Penso che ascoltando questo brano abbiamo capito tutti quanti una cosa, che la fine del mondo è lontana, non è vicina. E io tante volte, questo non dipende dagli scritti di Maria Valtorta, perché qui Gesù cita, l'ho detto tante volte ai fedeli, insomma, delle parrocchie dove sono stato, che non ci può essere fine del mondo fino a quando Israele non si è convertito. Questo non sta scritto negli scritti di Maria Valtorta, ma sta scritto nella lettera ai Romani. Capitoli 9 e 11, abbiamo anche meditato durante le ore sante di quest'anno. Quindi anche chi è molto preoccupato di tante cose che si vede adesso in giro, che teme che arrivi la fine del mondo, non c'è nessuna fine del mondo adesso, non c'è proprio, d'accordo.
L'Apocalisse prevede due momenti critici, il primo e il secondo. Se stiamo in un momento critico, io penso che lo stiamo, siamo nel primo, non nel secondo. E Gesù poi approfondisce queste cose, che in scritti di Maria Valtorta dice che il secondo, noi ci sembra che stiamo tanto male adesso, ma dice che chi combatterà purtroppo questo ultimo momento, quelli veramente staranno veramente proprio in croce, che sarà una cosa tremenda, molto peggiore dei pur bruttissimi tempi che ci toccavo di vivere adesso noi in questo momento. Quindi questo è il senso, diciamo, letterale. Alcuni passaggi però sono utili per vivere anche le situazioni e le realtà del tempo presente. Sono anche un po' la sintesi delle meditazioni del Rosario di questa sera, che come abbiamo visto si sono un pochino polarizzati tra l'esistenza e l'azione del demonio e la controazione della grazia nei cuori e nelle anime. Allora, qui c'è un passaggio che vale certamente per il tempo ultimo, ma vale anche per questo. I sapienti comprenderanno il tranello di Satana, gli innumerevoli tranelli di Satana. Abbiamo sentito durante le meditazioni del Rosario che il diavolo lo fa bene il suo lavoro. Quindi il lavoro del diavolo è farti cadere in trappola senza che tu te ne accorgi. Questo è il diavolo. Cioè che uno cammina tranquillo come se niente fosse, sta andando dentro un burrone e sta tranquillo che pensa che sta camminando in montagna, su una valle fiorita. Chi è che si accorge dei tranelli? Chi possiede la sapienza vera è illuminato da chi? Dalla grazia. Abbiamo celebrato il 40° di Medjugorje, no? Che cosa ha fatto in 40 anni la Madonna? In 40 anni, non si è cercato di sintetizzare nell'ora santa del giovedì scorso. Ha cercato di insegnare ai fedeli come si fa il pieno di grazia di Dio. Guarda, lo stretto indispensabile è questo. Io se fossi in te andrei un po' oltre. Io non conosco altre apparizioni mariane dove la Madonna ci sta così in particolare, proprio nei dettagli. Ha sempre detto che bisogna dire rosario, che bisogna stare vicino ai sacramenti, ma che proprio ha detto il minimo e il massimo. Perché? Perché quando poi si arriva nei momenti clou della tribolazione e della prova, solo chi sa il pieno della grazia sgama, intuisce i tranelli di Satana, che non sembrano tranelli di Satana, se no non ci andrebbe dietro nessuno. E chi è che non ci capisce niente, che beve e cade e poi verrà travolto però da tante situazioni? Gli empi seguiranno il male e faranno il male non potendo comprendere il bene, perché di loro spontanea volontà avranno colmato il loro cuore di male. Cioè, anche il fenomeno Medjugorje, uno può anche non crederci, per carità, però io quando parlo di tante situazioni, anche quando parlo di cose spirituali, amo sempre stare ai fatti oggettivi. Non credi a Medjugorje? Vabbè, lascia perdere. Le situazioni, insomma, che stiamo vivendo a livello mondiale ed ecclesiale, insomma, negli ultimi tempi sono oggettivamente preoccupanti sotto tanti punti di vista, e dico preoccupanti per usare un eufemismo. Dinanzi a questa realtà, quindi, un fenomeno significativo come quello, per esempio, di Medjugorje, c'è tutta quanta la sua ragion d'essere, la sua giustificazione. Perché diciamo anche nel parlare comune che a mali estremi servono estremi rimedi. In circostanze straordinarie si agisce in modo straordinario. Io ricordo bene, insomma, la prima volta che leggevo quei messaggi, che dicevo, insomma, cioè, la Madonna sta dicendo che bisogna dire il rosario intero tutti i giorni, sono a messa tutti i giorni, bisogna confessarsi almeno una volta al mese, meglio una volta a settimana, due digiuni a settimana, la lettura della Bibbia quotidiana.
che in alcuni messaggi la Madonna dice: so che vi sto chiedendo molto, perché di fatto vi sto chiedendo di pregare 3 ore al giorno ai laici, alla gente con la famiglia. E io ricordo, quando leggevo quelle cose, ero un giovanissimo prete, sono la prima volta che mi ricordo nel 2005, sono diventato prete nel 2004, quindi subito, insomma, l'anno dopo, dico, ero vice parroco, quindi se un giorno o l'altro ci diventerò parroco, no? Dico, ma come faccio a andare di queste cose alla gente? Perché la gente, cioè, già miracolo che vanno a messa la domenica, chi ce va, e che forse sbiascicano qualche un padre nostro quando si sveglia nell'Ave Maria quando vanno a dormire. Come fai a dire una cosa del genere? E allora mi sono chiesto perché? Perché? Ma Madonna, cioè, che ci dà un carico così grosso, insomma? Perché nei tempi in cui il diavolo è scatenato, se tu non stai ultra blindato di grazia, non ce la puoi fare, sarai travolto. E non sono scherzi, cioè, uno può tranquillamente infischiarsene, dirà: ah, ma io non ci credo, faccio quello che mi pare. E credo. Chi è che soccomberà? Coloro che di spontanea volontà avranno colmato il loro cuore di male, perché hanno usato male la volontà e la libertà. Ricordiamo la meditazione di prima, no? Il paragone tra Erode e Giovanni Battista. Qual è la differenza tra le due? Quelli erano due esseri umani, vissuti nello stesso periodo storico, neanche molto lontani negli anni, perché Erode Antipa non era molto più grande di San Giovanni Battista, cioè aveva potuto avere 40 anni forse, 45. E come mai che quelle vite sono andate, come dire, una di una uso diverso della volontà e della libertà, che sono beni preziosissimi. Io sono rimasto molto colpito dal messaggio del 40° che nella sua semplicità è molto significativo. E qui io non commento, ma penso che la Madonna faccia un po' come Gesù nel Vangelo, no? A volte Gesù parlava per enigmi, ma manco troppo. Poi diceva: chi può capire, capisca. Ma dietro quel chi può c'è anche chi vuol capire, capisca. C'è un passaggio come quello del messaggio, no? Adesso lo prendo un attimo al volo. Il messaggio del 25 per il 40° delle apparizioni, no? Dice: cari figli, il mio cuore è gioioso perché in tutti questi anni vedo che il vostro cuore, la vostra apertura, vedo il vostro amore e la vostra apertura alla mia chiamata. Oggi vi invito tutti, pregate con me per la pace e la libertà, perché Satana è forte. Lo era e lo è, e con i suoi inganni vuole portare via quanti più cuori possibili dal mio cuore materno. Ma se dice pregate per la pace e la libertà, che cosa significa? Significa che in questo momento storico la pace, la concordia sociale e la libertà sono in pericolo. E quindi da un lato dobbiamo fare in modo di difendere, dall'altro dobbiamo pregare perché non siano distrutte la pace e la libertà, che sono dei beni preziosissimi. E il diavolo c'è intenzione di farlo. È forte e con i suoi inganni vuole portare via quanti più cuori possibili dal mio cuore materno. Inganni, tranelli, attraverso cui opera. E non li scovi se non stai profondamente unito a Dio. Ricordiamo le parole di Gesù, no? Vediamo se riesco a ritrovarle, no? Chi è che li sgama? Chi è che li riesce veramente a decodificare, no? Quei passaggi erano veramente spettacolari, no? Insomma, il senso, adesso non riesco a trovare le parole testuali, ma il senso è che riesce a sgamarlo soltanto chi sta proprio in intima unione e comunione con Gesù. Se no, non ce la fai, non ci riesci.
a sventarne le trame. Ecco, quindi, e attenzione, chiude il messaggio dicendo: perciò decidetevi per Dio, perché stiate bene sulla terra. La decisione che cos'è? Un esercizio serio della nostra libertà. Decidetevi per Dio. E questo non soltanto, ma perché stiate bene anche sulla terra. È veramente è brevissimo. Però, come sempre, la Madonna parte sempre dalle cose positive, no? È anche una grande pedagoga. La prima cosa dice una cosa bella: cioè, il mio cuore è gioioso perché in tutti questi anni vedo il vostro amore e la vostra apertura alla mia chiamata. Non proprio universale, però c'è stata in larga parte, quindi. Poi però, ecco, suona con queste veramente sollecitazioni molto molto importanti. Il senso è anche di tutto un po'. La veglia di questa sera è stato, come dire, nel sottofondo cercare di districarne le trame, cioè comprendere l'astuzia e la cattiveria, insomma, del diavolo, e quanto è importante cercare di combatterlo e vincerlo. E per fare questo, come Gesù ci ha raccomandato e come la Madonna cerca di fare da tanti anni, c'è solo un sistema, che è quello appunto di fare il pieno della grazia di Dio.